L'uomo simpatico che vedi in queste immagini d'archivio mentre consegna un premio al nipote del ciclismo è il leggendario Lucky Jackie Durand, il ciclista dopato più fortunato della storia dello sport professionistico. È il protagonista del video di oggi perché è forse il ciclista di minor qualità che abbia mai vinto il Giro delle Fiandre e voglio che questo video sia di stimolo per tutti quei ciclisti che, come Jackie, non sono stati né i più veloci, né i migliori in salita, né i più estetici in bicicletta. Se ce l'ha fatta lui, puoi farcela anche tu, ciclista professionista di secondo livello. Anche se hai bisogno di molti fattori a tuo favore come la fortuna di Jackie in quella giornata nuvolosa di aprile. Vuoi conoscere la sua storia? Senza ulteriori indugi, che lo spettacolo abbia inizio. Nel 1992, Jackie Durand era un giovane ciclista di 25 anni senza molto pedigree nel gruppo. Era un semplice gregario della squadra Castorama, che in quella fatidica stagione perse i suoi due migliori corridori, il leggendario vincitore del Tour de France e del Giro d'Italia, Laurent Fignon, e il mostro danese che non sapevano sarebbe diventato una leggenda del doping, Bjarne Riis. Durand era stato al servizio di Fignon per 4 stagioni, in cui aveva ottenuto solo 2 vittorie, dimostrando le sue capacità di cronometro e di buon velocista, battendo dopatori leggendari come Kim Andersen nelle gare di paese francesi. Ma era un ciclista come tanti, un agonista che non aspirava certo a vincere un monumento del ciclismo e che avrebbe dovuto trascorrere la sua carriera sportiva lavorando per gli altri nel più puro stile di Charlie Vegelius. Finché non arrivò il Giro delle Fiandre del 1992 che cambiò per sempre la sua vita. Erano 36 anni che la Francia non aveva un vincitore nella De Ronde. Bisognava tornare indietro al 1956 ai tempi di Louis Zombouet, quando Jean Forestier vinse a Meyerbeke. Grandi corridori francesi come Gilbert Duclos-Lassalle, Marc Madiot o il Tasso Bernardino non sono riusciti a vincere questa mitica corsa. Eppure il nostro Lucky Jackie ci è riuscito e in un modo che non puoi nemmeno immaginare. Se c'è una cosa che non si può criticare a Durand è la sua determinazione e il suo spirito combattivo. Nonostante fosse ben consapevole di essere un ciclista molto limitato, gli piaceva essere protagonista ed era un abitué delle fughe e dei distacchi nelle tappe e nelle corse di un giorno. Anche nel Giro delle Fiandre del 1992, dove fu chiamato dal suo direttore semplicemente per completare la squadra. Jackie stesso ha commentato che quel giorno è scappato non per il suo solito spirito combattivo, ma perché aveva paura di cadere sul pavé in mezzo al gruppo, cosa purtroppo molto comune all'epoca. Lo fece insieme ad altri 3 corridori, 2 veri e propri sconosciuti, Hervé Mavish della squadra Carrera e Patrick Roelant della modesta squadra Sur Carpets. L'altro corridore in fuga era lo svizzero Festina Thomas Wegmüller, che si era già classificato secondo alla Parigi-Roubaix nel 1988 e aveva già vinto tappe del Criterium des Dauphiné e classiche come il GP di Wallonie. I 4 corridori si sono trovati bene all'inizio e hanno rapidamente creato un grande distacco dal gruppo. Quel giorno c'era un grande divario tra i grandi favoriti per la vittoria della Ronde. Ciclisti come il leone della regione, Johan Museu, l'italiano Maurizio Fondriest, il belga Rudy Dynens e soprattutto i pericolosi Buckler Colnago con vere e proprie locomotive come Frans Maasen, Jelle Nijdam e il doppio campione delle Fiandre Hedwig van Hooydonk non riuscivano ad avere la meglio nell'inseguimento. Tutti pensavano che i Buckler avrebbero dovuto guidare il gruppo, ma gli olandesi non erano ben organizzati come il Jumbo Visma di oggi e non volevano collaborare per prendere il gruppo di Jackie Durand. Con il passare dei chilometri e l'aumento del distacco in modo assolutamente brutale, i favoriti si sono attaccati a vicenda sul Molenberg invece di aiutarsi a vicenda, il che ha fatto sì che il gruppo di Jackie avesse più di 20 minuti di vantaggio sul gruppo. Certo, ci vuole fortuna, ma Lucky Jackie è un esperto in queste situazioni, o non ricordi che è riuscito a indossare la maglia gialla di leader al Tour de France perché non si è fatto sorprendere dalla pioggia e dal pericoloso asfalto bagnato nella cronometro del prologo. Quando le telecamere hanno iniziato a trasmettere, erano rimasti solo 2 uomini in testa alla gara. Roelant e Mavish avevano già abbandonato e Jackie Durand stava per farlo. Il corridore svizzero della Festina accelerò sul Kapellmoor mentre i tifosi applaudivano sorpresi di non vedere i favoriti in quel punto e Jackie si aggrappò al manubrio come meglio poteva per cercare di raggiungere la ruota posteriore di Thomas. Ci riuscì, ma sembrava una missione impossibile per Durand vincere quel giorno.
Dietro, Fondriest era il più forte sul Moor, ma era troppo tardi. I Buckler ridussero rapidamente il distacco dai due fuggitivi, ma avevano lasciato uno spazio così grande che era impossibile raggiungerli. La vittoria sarebbe stata in gioco sul Bosberg e fu lì che Jackie fece la mossa che avrebbe cambiato la sua vita. Durand sapeva di non avere nulla da perdere, non era il favorito nello sprint contro la Wegmüller, e decise di attaccare grazie al suo spirito combattivo e alla magia che portava nelle sue gambe dopate. Il risultato è stato sorprendente, lo svizzero, molto più esperto, con più qualità ed esperienza, e che solo pochi minuti prima stava per abbandonarlo, ha ceduto e si è lasciato completamente alle spalle Jackie, che ora doveva solo brillare nella sua specialità, pedalando sul terreno pianeggiante fino al traguardo di Meerbeke. Dietro, i Buckler continuavano a spingere, ma non c'era più nulla da fare. Il dolce e sensuale Jackie si è preso tutti i riflettori delle telecamere e ne ha approfittato con gesti di sofferenza e di sforzo dopo essere stato tutto il giorno a prendere aria in faccia mentre i favoriti oziavano. È stata la storia della famosa tartaruga che con tenacia è riuscita a battere la pigra lepre nella corsa. È stata così magica che persino Disney ha voluto realizzare una serie su Jackie Durand per la sua piattaforma di contenuti online. È stata così surreale che quando Jackie ha alzato le braccia come vincitore in solitaria, le persone intorno non sapevano nemmeno chi fosse questo ciclista che aveva vinto la ronde. Persino Jackie stesso non riusciva a crederci. Guarda l'espressione di assoluto sconcerto sul volto del protagonista di oggi dopo l'impresa compiuta. Grazie a ciò è riuscito a guadagnarsi da vivere con il ciclismo per tutta la vita. Prima come corridore dopato in squadre leggendarie, sia nella Castorama, dove divenne campione nazionale del suo paese e vinse una tappa del Tour de France con il tricolore francese, sia nella Casino nel 1998, una delle più grandi squadre dopate della storia grazie al cammello Rodolfo Massi, dove vinse la Parigi Tours e un'altra tappa del Tour de France. Nel 1996 risultò positivo al nandrolone, come i calciatori del Football Club Barcellona, e naturalmente le analisi retroattive del Tour de France del 1998 dimostrarono che aveva vinto quella tappa in volata con le PO nelle vene, il che non gli impedì di guadagnarsi da vivere con il ciclismo, questa volta come commentatore per la televisione francese e di essere uno dei corridori più amati dai tifosi. Non è mai stato provato che abbia vinto quel Giro delle Fiandre sotto l'effetto di doping, ma sappiamo tutti che Jackie, un ciclista che si è autodenunciato per doping e che ha ammesso di aver imbrogliato, non avrebbe potuto battere mostri del doping come Musseo, Fondriest o Kim Andersen senza essersi dopato come ha fatto nel resto della sua carriera. Ad oggi, nessun altro francese ha più vinto il Fiandre e sono passati 31 anni da quel leggendario giorno di Lucky Jackie. Ecco perché è il nostro eroe. Se anche il tuo, iscriviti al canale, lascia un like e ci vediamo alla prossima puntata.